L'aglio dell'Ufita appunto prende il nome dalla località dove viene coltivato, è un aglio che ha delle striature rosa e è un aglio che conserva delle proprietà organolettiche ineguagliabili. Gli abitanti dell'Alta Irpinia l'hanno usato nel periodo bellico, cioè durante la guerra, insieme al pane, ha sfamato un'intera generazione, oltre anche a usarlo come proprietà medicamentosa, cioè quindi per guarire appunto dalle punture degli insetti. Lo si semina a bubillo nei mesi di febbraio-marzo, si raccoglie a giugno. Dopo essere lasciato in campo, ce lo lasciamo in campo per 10-15 giorni dove facciamo essiccare. Make my way downtown, walking fast, face this path and I'm homebound. La piccantezza di questo prodotto, l'aromaticità e nonché gli oli essenziali che esso contiene fanno sì da poter utilizzarlo proprio al meglio nei preparati, quindi nei conservati e nei sottoli. La pertecaregna non è altro che una salsa fatta con olio, aglio dell'Ufita e va a condire il baccalà che viene precedentemente lesso. Noi invece in questo caso il baccalà lo abbiamo rosolato in padella. Quindi predisponiamo questa crema di broccoli all'interno del piatto, aggiungiamo una crema di latte di baccalà e aglio, quindi prendiamo del latte e cuociamo tutti gli scarti del baccalà, quindi le lische, lo riduciamo e lo profumiamo con dell'aglio dell'Ufita.